È stato recentemente riferito che gli italiani risparmiano solo il 5% del loro reddito. Il risparmio medio per coloro che hanno meno di 33 anni è di soli 12.500 euro e quasi una famiglia su quattro non ha affatto risparmi di emergenza. Tuttavia, potremmo porre fine a questa situazione oggi stesso, poiché ci sono alcune strategie incredibilmente facili che potresti iniziare immediatamente se desideri risparmiare 10.000 euro velocemente e soprattutto senza costi. Ho scoperto che per raggiungere qualsiasi obiettivo finanziario significativo è fondamentale stabilire chiaramente l'importo esatto che desideri raggiungere e il periodo di tempo in cui intendi farlo. Se ti limiti a dire semplicemente «voglio guadagnare 10.000 euro il più velocemente possibile», manchi di una meta definita e la tua linea temporale rimane vaga e indefinita. È fondamentale stabilire una sequenza temporale realistica per determinare quando potrai raggiungere il tuo obiettivo. Nel caso specifico, supponiamo che tu desideri risparmiare 10.000 euro in un anno. Pertanto suddividerai l'importo come segue: 833 euro al mese, 27,76 euro al giorno, 1,15 euro all'ora e 0,02 euro al minuto. Questa suddivisione ti offre una visione chiara di quanto devi risparmiare regolarmente per raggiungere il tuo obiettivo entro il periodo di tempo desiderato. Ovviamente non è obbligatorio entrare così nei dettagli, ma l'idea è comprensibile. Scomporre l'obiettivo in una sequenza temporale fornisce passi realizzabili su cui puoi concentrarti su una scala più piccola. Cerchiamo di essere realistici. Risparmiare 10.000 euro può sembrare un compito arduo, ma quando lo suddividi in 27,76 euro al giorno, sembra molto più ragionevole. Da lì puoi procedere al secondo passo e concentrarti su come raggiungere quell'importo giornaliero. Questo approccio ti aiuta a mantenere la motivazione e a perseguire l'obiettivo passo dopo passo. So che sembra scontato, ma rimarrai sorpreso da quante persone pensano a un grande obiettivo finanziario. Si entusiasmano molto all'idea di iniziare e poi niente. Qualunque sia la ragione, se rimandi l'inizio ti stai solo facendo del male. Hai più slancio quando sei entusiasta della prospettiva di qualcosa di nuovo, ma entro circa un giorno quell'eccitazione inizia a svanire e ti ritrovi con la realtà che tutta la tua vita è appena diventata una gigantesca procrastinazione. Tuttavia, se inizi immediatamente o praticamente non appena il video termina, creerai un po' di slancio. Una volta avviato il processo, sarà un po' più difficile interrompere il tuo impegno. Pertanto, per cominciare, la prima azione consigliata è creare un budget. È essenziale conoscere con precisione la destinazione dei tuoi soldi, nonché le tue entrate e uscite giornaliere, se hai intenzione di risparmiare un extra di 27,76 euro ogni giorno. Senza un budget è come bendarti gli occhi e sperare di non farti male. Purtroppo è sorprendentemente facile trascurare questo passo cruciale: mettere in ordine tutte le tue necessità finanziarie. La soluzione è semplice: crea un account gratuito su un'app di gestione delle finanze come MonFi che consolida tutte le tue informazioni in un unico luogo. Da lì potrai visualizzare in tempo reale la destinazione dei tuoi soldi. Il vantaggio di fare ciò è che, monitorando attentamente le tue spese, sarai in grado di individuare con maggior precisione tutte le piccole spese casuali che si accumulano nel tempo. Sai che l'italiano medio spende 9.000 euro all'anno per acquisti non essenziali? Potresti ritrovarti a spendere 200 euro al mese per abbonamenti, che sono 133 euro in più rispetto alle previsioni. Tutto ciò che devi fare è tenere traccia delle tue spese per i prossimi 30-60 giorni e poi eliminare tutto ciò che non è assolutamente necessario acquistare. Creare un budget ti aiuterà a prendere decisioni consapevoli sulle tue spese e a ridurre quelle superflue. Sarai sorpreso di quanto potrai risparmiare una volta che avrai eliminato le spese non essenziali. Sembra semplice, vero? Beh, in realtà lo è davvero. In termini di aspettative, un sondaggio ha rivelato che era più facile ridurre le spese in 10 categorie principali: ristoranti, alcolici, interessi sulle carte di credito, abbigliamento, energia elettrica, sigarette,
riscaldamento o aria condizionata, articoli non essenziali, servizi, convenienza e lotteria. Questi sono aspetti su cui hai un controllo diretto e che puoi affrontare in modo discreto. Ad esempio, mangiare a casa invece di andare al ristorante, evitare alcolici, pagare i debiti delle carte di credito, spegnere le luci quando non necessarie. Questi sono solo alcuni esempi, ma puoi applicare lo stesso approccio ad altre aree di spesa comuni. Se non vuoi cambiare radicalmente il tuo stile di vita, ma desideri comunque risparmiare denaro, c'è un'altra opzione. Analizza le tue spese più comuni e chiediti: come posso ottenere lo stesso prodotto o servizio a un prezzo così conveniente? Ad esempio, quando è stata l'ultima volta che hai dedicato 30 minuti a cercare alternative di acquisto? Posso garantirti che potresti trovare la stessa copertura assicurativa a un prezzo inferiore rispetto a quello che paghi attualmente. Lo stesso vale per le bollette di internet e del cellulare. Ci sono molte alternative sul mercato che potrebbero farti risparmiare notevolmente. In alcuni casi, basta fare una telefonata e chiedere uno sconto. Questo approccio ti permette di tagliare le spese senza dover necessariamente rivoluzionare il tuo stile di vita. Basta prendere in considerazione le tue spese abituali, cercare alternative più convenienti e, talvolta, fare richieste per ottenere sconti. È tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a ridurre le spese e risparmiare denaro. Questo concetto si basa sulla filosofia di pagare te stesso per primo, a differenza dell'approccio comune in cui le persone spendono per prima cosa sull'alloggio, il trasporto, il cibo, l'intrattenimento e la vita quotidiana e mettono da parte ciò che resta. Pagandoti un importo fisso iniziale, ribalti questa situazione. Puoi dedicare un certo ammontare ai tuoi risparmi in modo automatico, lasciandoti la libertà di spendere il resto senza preoccupazioni. Dobbiamo ammettere che la maggior parte delle persone non tiene traccia delle proprie entrate, non pianifica un budget e non ha idea di quanto spende effettivamente. Questo approccio avrà un impatto immediato sul livello di risparmio di una persona. Le spese tendono ad aumentare in proporzione al reddito. Per quanto riguarda il risparmio effettivo di 27,76 euro al giorno, supponendo che tu voglia raggiungere 10.000 euro in un anno, ecco alcune idee pratiche. Iniziamo dall'alloggio. Secondo un'indagine sulla spesa dei consumatori, l'alloggio rappresenta la maggior parte del budget medio. Quindi, se riuscissi a ridurre questa spesa, avresti fatto un grande passo avanti. So che può sembrare più facile a dirsi che a farsi, ma potresti esplorare l'opzione di condividere un appartamento o chiedere al tuo locatore una riduzione dell'affitto. Se sei proprietario di casa, puoi valutare diverse tariffe assicurative e cercare di ridurre i costi energetici, regolando in modo più efficiente il termostato. Ci sono molte strategie per ridurre questa spesa e anche solo implementando alcune di esse potresti risparmiare ulteriori 5 euro al giorno. Passiamo ai trasporti. Attualmente la media delle rate mensili dell'auto è di 350 euro, una cifra davvero esorbitante. Tuttavia rappresenta anche un'opportunità per risparmiare molti soldi. A meno che tu non abbia bisogno di un'auto di lusso per motivi professionali, considera l'opzione di acquistare un'auto usata, affidabile e conveniente e mantenerla finché possibile. Ricorda che la maggior parte delle auto raggiunge il picco di deprezzamento intorno al sesto o settimo anno di vita, quindi approfitta di questo vantaggio per ottenere il massimo valore possibile dalla tua auto. Inoltre, controlla il tuo chilometraggio per assicurarti di non pagare premi assicurativi eccessivi. Semplicemente ridimensionando le tue scelte e facendo acquisti oculati, potresti risparmiare altri 5 euro al giorno. Con queste strategie avrai già risparmiato 10 euro al giorno. Continua a esplorare altre aree di spesa, come il cibo, l'intrattenimento e le spese varie, e cerca modi per tagliare i costi senza sacrificare troppo il tuo stile di vita. Il trucco è cercare alternative più economiche e valutare se determinati acquisti siano davvero necessari. Con un po' di disciplina e pianificazione, sarai sulla buona strada per raggiungere il tuo obiettivo finanziario. Parlando di cibo, uno studio ha rivelato che la persona media spende 10.000 euro all'anno in questa categoria, equivalenti a 833 euro al mese. Circa il 45% di questa cifra viene spesa per mangiare fuori, pari a 370 euro al mese.
Non sto qui solo per giudicare le tue abitudini alimentari o dirti di smettere di mangiare fuori del tutto, anche se questo potrebbe risparmiarti parecchi soldi. Preferisco adottare un approccio più ragionevole. Se stai cenando fuori o ordinando cibo a domicilio per pigrizia, è il momento di fare un cambiamento. Tuttavia, se desideri uscire con amici e familiari una volta alla settimana in un posto economico, puoi prevedere questa spesa nel tuo budget. La chiave è smettere di spendere in modo irresponsabile. Anche se riesci a risparmiare solo 3 euro al giorno, nel tempo faranno la differenza. Tutti questi soldi risparmiati possono contribuire al tuo vantaggio finanziario. Si stima che l'italiano medio abbia 5.700 euro di debito di carta di credito a un tasso di interesse medio del 20%, il che significa che stai pagando 95 euro ogni mese solo di interessi. Pertanto l'obiettivo è tagliare al massimo le spese e destinare quei soldi per pagare il debito della carta di credito. Una volta estinto il debito, avrai l'intero importo a tua disposizione per risparmiare e investire come preferisci. Fino a quando non sarai completamente libero dai debiti, il pagamento del debito dovrebbe essere la tua priorità principale. Calcolando per la persona media, questo potrebbe significare un risparmio aggiuntivo di 4 euro al giorno. Infine, parliamo di abbigliamento. Gli italiani spendono in media 133 euro al mese per l'abbigliamento. Se ti rendi conto di avere un intero armadio pieno di vestiti che non indossi mai, è il momento di ridurre questa spesa, se non addirittura dimezzarla. In questo modo potresti risparmiare altri 2 euro al giorno. Ecco quindi come puoi risparmiare 27 euro al giorno, riducendo le spese, per un totale di 10.000 euro in un anno. Tuttavia c'è anche un'altra opzione da considerare: guadagnare di più. Se desideri il modo più rapido per raggiungere i 10.000 euro in un anno, puoi cercare un lavoro part-time. Sono sinceramente sorpreso di quanto le persone complicano le cose. Se non sei disposto a tagliare le spese e non vuoi rinunciare a nulla, devi semplicemente aumentare i tuoi guadagni. Il modo più veloce per farlo è lavorare più ore. Non è necessario che sia un lavoro entusiasmante o che ti paghi una cifra esorbitante, ma se sei disposto ad aiutare un'azienda locale, svolgere lavori occasionali per qualcun altro o assumere un secondo lavoro la sera o nei fine settimana, esplora le opportunità disponibili nella tua città. Anche se guadagni solo 15 euro all'ora, basterebbe lavorare meno di 2 ore al giorno per un anno per mettere da parte 10.000 euro senza apportare grandi cambiamenti o tagli drastici. Inoltre, più lavori, più svilupperai abilità e più velocemente sarai in grado di guadagnare e risparmiare una somma considerevole. Altrimenti, potresti considerare di richiedere un aumento al tuo datore di lavoro. Dal momento in cui avrai tutto questo denaro che risparmierai, assicurati di ottimizzarlo aprendo un conto di risparmio ad alto rendimento. Attualmente ci sono molte opzioni che offrono un interesse tra il 4% e il 5%, il che significa che una volta raggiunto l'obiettivo di 10.000 euro, avrai un extra di 500 euro all'anno semplicemente per aver risparmiato diligentemente e seguito alcuni dei passaggi che sono stati illustrati qui. L'importante è che tutti questi passi inizino in modo graduale e poi crescano nel tempo a condizione che tu sia impegnato costantemente. Nel video che hai appena visualizzato scoprirai la differenza di mentalità tra persone ricche di classe media e povere. Myron Golden spiegherà come le persone ricche vedono il denaro come un mezzo per generare ulteriori guadagni, mentre quelle di classe media e povere tendono a focalizzarsi sulle spese e sulla soddisfazione immediata.